giornata di Europa League e tocca all'Atalanta centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, forte del 3-2 dell'andata. Ci racconta tutto un super carico Maurizio Dall'O. Ciao Maurizio. Buonasera, buonasera a tutti. C'ho il microfono, sì, esatto, ero preoccupato dall'euforia. Che gente bellissima che c'è stasera. Tanti juventini arrabbiati in studio, credo, perché ovviamente adesso daremo spazio alla partita, però poi si dovrà parlare di quello che è successo ieri sera. Io vado a salutare Benedetta Armellin che mi accompagnerà in Benedetta questa lunghissima Armellin. Diretta. Buonasera, ciao Benedetta. A tutti, buonasera Federica. Io vado subito a presentare i nostri ospiti in studio. Alla mia destra abbiamo Vito Elia. Benasera. Sì, meno male. Diego Monafò. Buonasera a tutti. Paolo Smorta. Buonasera a tutti. E Beppe Vigani. Buonasera. Andiamo però Maurizio con la formazione, te la faccio vedere, la commenti tu. Ce l'abbiamo. Facciamo vedere dal PC, leggiamola, vai. Allora, l'Atalanta gioca con in porta il portiere più bravo che c'è, che è Musso. Bravo. Perché lui non è un portiere. Musoloi. Quello lì in mezzo è Demiral, quell'altro è Palomino. Poi c'è Hatabur da Ron Freuler. E dall'altra parte chi c'è? Zappacosta. Brava. Alle spalle c'è Cop. Ma vai tu, leggimela tu. Copi! Eccolo lì davanti, Ruslan Malinowski e Topino Muriel, vediamo. Allora, faccio un po' da pirla, cosa Maurizio, dimmi. Sei carico? Beh, io spero di andare avanti, ragazzi. Detto questo, è sicuramente più combattuta. Bene. I ritmi sono molto più alti rispetto a quella di ieri. Attenzione, attenzione però, il tiro, la parata di Dradecki. La barriera, calcio d'angolo. Però calcio d'angolo, lo seguiamo il calcio d'angolo. Almeno non sentiamo Vitellia. In questa azione perché c'è stata una deviazione. Due minuti di recupero, va a Ruslan trotterellando. Ma l'aveva calciata male. Sì, non l'aveva. La mozzarella scaduta. Trotterellando. Intanto si vedono dei tifosi ciccioni, un calcio d'angolo guadagnato, sta correndo, lo vedete, verso il calcio d'angolo, lo va a battere Ruslan, vediamo di fare gol, vediamola dentro adesso, il guardialine guarda la palla e guarda Ruslan, si spinge, ci sono piccole manine addosso, non si fanno queste cose, Ruslan che fa così con la mano, gli dice parte adesso, Ruslan la mette in mezzo, colpo di testa alto, mannaggia, bravo Demiralone, blocco. Ma mi spieghi perché stai tifando così tanto Atalanta, Smorta? Beh, perché è una squadra italiana, bravo. Perché comunque sta giocando bene e bravo. Tutti gli altri italiani non juventini ieri sera non hanno tifato per te. È un problema loro. E poi perché comunque ha un approccio e una voglia di vincere che ammiremo. È contropiede orribile, ho paura, ho paura, sta in porta, parata miracolosa con i piedi da parte di Musso. Palla che va fuori, ragazzi, Musso ha fatto una parata strepitosa. La seconda, coi piedi ha impedito il gol in contropiede. Maurizio, adesso la faccio commentare da Vito Elia, ve la faccio vedere alla lavagna l'azione, perché la difesa dell'Atalanta ha completamente dormito. Chi era il giocatore del Bayer Leverkusen? Si è immolato in contropiede a una velocità pazzesca. Mamma mia, la difesa dell'Atalanta ha dormito perché il giocatore è entrato in aria con... mangiandosi la difesa dell'Atalanta, sono rimasti tutti indietro, è entrato in aria, è andato al tiro a tu per tu con Musso, ma Musso è uscito e con i piedi potrebbe esserci il calcio di rigore, però magari ha fatto una parata pazzesca, controllano che cosa è successo, pare che sia stata toccata con un braccio, adesso vediamo, adesso io non capisco. Sul secondo tiro per forza. E bisogna vedere se dove l'ha presa, però. Se l'ha presa sulla spalla o la prende sull'avambraccio. Io vi faccio vedere la parata di Musso, però poi c'è stato un secondo tiro. E sul secondo tiro, Demiral che dice avevo le braccia attaccate al corpo. Allora, non ho rivisto le immagini, nessun calcio di rigore. Alla faccia di tutto quello che si sperava qualcuno, non è calcio di rigore, e la parata di Musso è stata strepitosa. Intanto brutte notizie che si è ripresa. Sì, meno male, però la palla dentro, vediamo se la tiene. Bravo, questa volta vai. Il miglior giocatore del mondo, ovvero sia è da solo che... Topino Muriel, che in aria gestisce, ha fatto una cosa incredibile, cioè gliel'ha tolta all'ultimo momento un giocatore che ha fatto un miracolo, a Zappacosta che è guarito, lo dico subito. Come dal primo minuto, stessa corsa, stessa è incredibile. Nel secondo tempo non davvero è scesa palla, in campo la palla lunghissima, diversa. Il colpo di testa, prendiamo un pallone vi prego, perché devono averlo sempre loro, il lancio lungo per Diaby ancora, sta in porta, bravissimo, monumentale, ragazzi, voto 10,
cosa ha fatto Demiral? No, davvero, Demiral ha fatto una partita pazzesca. No, 10, partita da 10, Demiral contro il Bayer Leverkusen. Dai, dai, svegliati! Carica e incita i suoi anche Gasperini, cercheremo di capire quale sarà. Tienila lì, ma tienila la palla! C'è Pessinao, 5 minuti di recupero, soffre ancora per 5 minuti. Per il mio Maurizio Dallò, dai Mauri. Tienila, ma tienetela una palla, vi prego, tenete un pallone, tienilo! Non può essere sempre, tienilo lì Diaby, colpo di testa ancora una volta Demiral, 10,5 il voto ragazzi. Tienila sta palla, tienila Jeremy, non perderla, portatela a casa. Confezionala, vai a metterla lì. Dai, la tieni lì, vai avanti Jeremy. Gol! È finita! È finita! Ha segnato Jeremy! Gol! Signore che gol! Andiamo avanti! Meraviglioso! La voglio bene! Gol! Che gol, Maurizio! È finita! Ora possiamo pensare a tutto quello che volete! L'Atalanta è ai quarti di finale! Bravo Jeremy! Gli devi chiedere scusa, è stato davvero un grandissimo gol, perché lì per lì non mi aveva, cioè ho detto non può aver fatto gol così, e invece ha fatto gol, Boga, si è mangiato completamente, io ve lo voglio... Jeremy, così! Si è fatto più di 60 metri. Comunque bisogna dire che Dallò ha sempre detto che è un grande giocatore. Ve lo faccio vedere alla lavagna, Dallò gli devi chiedere semplicemente scusa, invitalo a cena. Prima della metà campo è partito. Sì, partito... No, ma anche Vitellia l'aveva detto, che finiva 1-0 per l'Atalanta. Va bene così, da questa posizione è entrato in aria, ha saltato con una serpentina diversi uomini del Bayer Leverkusen e poi di qua ha tirato battendo il portiere. Non ti dico che cosa ha combinato il portiere. Che cosa ha combinato? Si aspettava il cross. Si è messo in ginocchio. Si aspettava il cross. No, ma sta in piedi, la respinge. Però Vito... Io ho detto, ma come ha fatto a segnare? Il suo quello là arriva. Va bene per così. Tirare. Era già là così. Sì ma così. Vito, guardate, già notato, così. Notatelo. Da calcetto. Da futsal. Ha esultato in ritardo anche il nostro Dallò, perché io incredulo. Personalmente non mi aspettavo che segnasse da lì, che passasse la palla. Attenzione, mamma mia. Tutti si aspettavano il cross. Ti hanno fatto soffrire parecchio, altro che scarsi. Dai, mancano 10 secondi. Sì, mancano 10 secondi e poi andiamo tutti quanti a casa. Del 31 dicembre. La palla all'apertura, che bello. Fischia arbitro, un secondo e vinciamo anche là. L'avevo detto, la caccia via ed è finita. Alla faccia di chi non ci crede, abbiamo signora Giovanna, signor Bernardo, abbiamo vinto ed è una vittoria che io regalo a Ruslan, perché combatte come non mai per la libertà del suo popolo, e con questo Ruslan va avanti a portare il messaggio, spero che quando ci sarà la prossima partita sia tutto finito, anche se è difficile. Bravo Ruslan, bravo Atalanta, e noi andiamo scusa, ai quarti di finale. Chiedi scusa Boga, Maurizio. C'è solo la Roma, un po' sfigata, che gioca in conference, ma noi siamo andati avanti. Signora Giovanna, abbiamo passato il giorno. Allora, anche il Barcellona ai quarti di finale.